Luca Del Federico è finito anche l'ITF femminile, è stato un grande successo, un livello qualitativo molto alto, con teste di serie e tanta gente che è venuta all'Aquila, quindi una grandissima risposta da parte della città e dei valori tecnici importanti espressi. Sì, tantissime le ragazze venute da tutto il mondo e abbiamo avuto alla firma oltre 90 ragazze, 10 giorni pieni, perché poi molte ragazze, per abituarsi all'altura, sono arrivate già il giovedì e quindi abbiamo avuto team che sono rimasti anche una settimana qui all'Aquila. Bellissime le finali di doppio e singolare. Il giudizio non può che essere positivo. Abbiamo ricevuto i complimenti del GOTA, della Federazione Italiana Tennis. È stata Tatiana Garbin ben 5 giorni, Vittorio Magnelli, il responsabile federale. Anzi, chiedono di far di più. Indubbiamente, però, per far di più ci vuole un ulteriore aiuto da parte degli enti pubblici, degli sponsor privati, che quest'anno, anche causa il Covid, sono mancati, ma per carità, assolutamente giustificata la loro mancanza, perché veniamo da mesi veramente duri per l'economia. Ci auguriamo che l'anno prossimo si possa fare di meglio e comunque l'Aquila fra 2 settimane torna ad ospitare il $15,000 maschile. È un segnale sia per noi, per i cittadini aquilani, sia anche per tutta l'Italia, perché vuol dire che lo sport, secondo me, sta a far rinascere, far riprendere la nostra vita quotidiana come prima della pandemia. All'Aquila si è visto un bellissimo spettacolo, una bellissima manifestazione. Devo ringraziare per questo gli organizzatori, perché hanno organizzato un torneo di altissimo livello. E si è visto anche che la città è piena di tennisti, accompagnatori che hanno riempito i nostri alberghi, e questo serve alla città dell'Aquila per rinascere.